Sulla griglia di partenza. Ed è davvero tutto pronto, noi dobbiamo lasciare appunto spazio alla gara, ma prima vi lascio con il servizio di Stefania Cappa che ci illustra un progetto degli studenti di ingegneria della facoltà appunto di ingegneria della Sapienza. Sono Martina, Mattia, Francesco, Alessia. E siamo tutti quanti ingegneri del Roma La Sapienza e io in particolare faccio ingegneria aerospaziale. Anche io faccio ingegneria aerospaziale. Io faccio clinica. E io ho ingegneria meccanica. Studenti di oggi, ingegneri di domani, ma con una predisposizione al green. E qui all'Euro, dove fanno i volontari, il circuito della Formula E è pane per i loro denti. Siamo venuti qui agli primi dell'Euro di Roma perché abbiamo un bellissimo progetto noi come università, ovvero sviluppare una monoposto elettrica. E questa è una delle grandi aspirazioni cui puntiamo, ovvero poter competere in competizioni così grandi. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma l'ingegneria sposa bene l'automobilismo, in questo caso elettrico. No, non è una contraddizione, alla fine il reparto elettrico deve essere ingegnerizzato appunto da studenti come noi che studiano direttamente cose che poi hanno applicazioni più che green. Studenti che seguono il progetto della E-Student, monoposto elettriche, e qualcuno di loro è già andato in pista. Una grande emozione, soprattutto quando si è poi le persone che costruiscono la macchina e vedere il proprio risultato e potersi sedere sul proprio risultato. Il Covid nel Lazio, i nuovi contagi sfiorano quota 7.000 in diminuzione.